Dopo ben 28 edizioni è ritornata a Pesaro la regata in occasione del patrono della città, San Terenzio. L'evento, promosso dalla Lega Navale, ha visto la partecipazione di ben 32 imbarcazioni iscritte, nel quale hanno dovuto percorrere per 7 miglia la tratta Pesaro-Fano. L'evento è stato promosso anche come occasione di apprendimento delle varie tecniche marinaresche e di coordinamento di tutta un'intera equipe collaudata per affrontare al meglio condizioni di mare e di vento più avverse e sfavorevoli. Per l'occasione, tra i vari partecipanti hanno preso parte alla regata anche un gruppo tutto al femminile. Sì, siamo un equipaggio femminile e siamo nati più di 10 anni fa, regatavamo su una barca di 24 metri e come equipaggio femminile, e adesso purtroppo la barca è andata in Sardegna, quindi non è più con noi, e noi per la passione che abbiamo comunque continuiamo a regatare. Adesso siamo passati da una barca di 24 ad una barca di 6 metri e la cosa bella è che appunto continuiamo a regatare e la parte del nostro gruppo comunque si è un po' sparpagliato anche in altre barche, quindi la presenza femminile all'interno di questo mondo velico c'è, continua ad esserci e speriamo si allarghi. A raggiungere il traguardo di 1 ora e 38 minuti dopo 3 anni è stato il Polymor, guidato dallo skipper Anteo Moroni, che grazie al suo equipaggio ha dato lustro ad un evento più partecipato di questa edizione. Novità importante è stata anche la collaborazione del Circo Velico Ardizio, che ha portato sulla linea di partenza la bellezza di ben 8 derive, dando maggiore spettacolo alla gara. La giornata si svolge che la regata, la partenza avviene alle 10:30 per le barche più grosse, dopo 5 minuti o 10, dipende dalle circostanze, partiranno le derive, andranno a Fano e ritorno. Le barche grosse andranno a Fano, una precisazione, le barche grosse andranno a Fano e le derive andranno a Fosso 6 ore e ritorneranno. Questo perché le derive camminano meno delle barche grosse, in modo da arrivare più o meno tutti insieme. Man mano che arrivano qui presso la sede prepareremo qualche cosa da mangiare, che praticamente consiste in un primo piatto, praticamente una manifestazione, c'è una bella tradizione. Quest'anno abbiamo avuto un'affluenza molto soddisfacente. Noi contavamo 20-25, siamo a oltre 30-34-35, non ho fatto bene ancora i conti, però soddisfacente.